sono passati 15 anni da Come d'incanto e ritornare dopo tutto questo tempo a doppiare nuovamente la voce cantata di Giselle in Come per Disincanto è stato veramente meraviglioso, un'emozione grandissima. In questo sequel, Come per Disincanto, Giselle affronta aspetti nuovi, sfumature anche del suo carattere, della sua personalità che non conoscevamo e che probabilmente non conosceva neanche lei. E questo è stato molto divertente perché ha potuto darmi la possibilità di poter esplorare maggiormente tutti i colori del suo personaggio, anche quelli questa volta un pochino più scuri. Ci sono alcuni aspetti del carattere di Giselle in cui mi riconosco perché credo che aiuti molto avere un atteggiamento propositivo, molto ottimista, molto distante dalla realtà di tutti i giorni che noi viviamo qua, anche un po' sognante, se vogliamo, un po' sopra le righe. Credo che in piccola parte, quanto basta, possa essere utile in alcune circostanze, non sempre piacevolissime. Tutte le canzoni e tutta la musica sono state scritte da Alan Menken. Sono ovviamente straordinarie, a tratti con richiami storici da quello che è proprio la storia di Walt Disney. Io ci ho sentito un po' alcuni richiami alla Bella e la Bestia, della Walt Disney anche proprio storica che noi tutti conosciamo. Ho trovato anche una lettura forse a tratti anche più impegnativa della precedente. Mi è piaciuta tantissimo. I brani sono meravigliosi. A proposito del sequel di Come d'incanto, se ne parlava già da diversi anni, cioè c'erano queste voci che ogni tanto arrivavano, o forse anche tante speranze che aleggiavano su questo progetto che parlava di come sta andando la vita di Giselle. E quando ho saputo che questa cosa era confermata all'improvviso al 100%, wow, è stata un'emozione grandissima e speravo di poter seguire nuovamente la voce cantata di Giselle, che è stata seguita in modo fenomenale, ovviamente, come sappiamo, nei dialoghi da Ilaria Latini. Quindi super onorata di doppiare un'attrice così pazzesca come Amy Adams e di affiancare una doppiatrice italiana così importante e brava come Ilaria Latini. Come per Disincanto e vissero tutti infelici e scontenti. Non perdetevelo dal 18 novembre solo su Disney Plus.